scanzi il fatto. Vai. Io farò. Vai, mica un duello all'OK Corra. Tanto va avanti una vita il duello. Farò una domanda poco natalizia come Minzolini. Ma può non intuire. Ti preoccupare. Allora, lei alla fine degli anni 70 era un attore, un caratterista anche divertente. C'è Bombo, Io sono un autarchico. Anni 80, anni 90. No, caratterista no, ho fatto soltanto un. Caratterista? Ma no, no, ho fatto. C'era. Vabbè, scusa, comunque, fammi dire. Ho fatto un favore a un amico che era Nanni Moretti. Che era Nanni Moretti, ecco. Ancora amico Nanni Moretti. Se avessi, se avessi fatto il caratterista avrei fatto un'altra cosa. Ma è ancora amico Nanni Moretti? Su questa è ancora amico Nanni. Tanto che non lo sento. È tanto che non lo sento. Se discutiamo sul caratterista non arriviamo a fondo. Va bene. Anni 80, anni 90 fa quello che ha fatto, un ottimo retroscenista come è stato definito alla stampa. Proprio quando scrive alla stampa Repubblica in un'intervista nel 94 dice che non esiste il privato per i politici e mi sembra che nel frattempo poi negli anni successivi abbia appena cambiato idea su Bunga Bunga. Non capisco perché nel 94 valeva una cosa e poi no. Ma arriviamo al dunque, 2009 lei diventa direttorissimo, come dice Silvio Berlusconi, e qui si entra nella leggenda tutto sommato perché gli ascolti crollano. Lei dice che dà molte notizie, dipende che notizie dà, perché nasce un blog che si chiama Minzo Parade, Marco Travaglio fa uno spettacolo teatrale in cui per 10 minuti si diverte a leggere le sue notizie, tipo d'estate fa caldo, d'inverno fa freddo, d'estate ci mangiamo il gelato, questa è una banalità con le metti. Che si fa male o altro. Sì. Altre volte dà le notizie in maniera un po' particolare, tipo il caso Mills che nel titolo è assolto, poi si scopre che è prescritto, Dell'Utri condannato per mafia, appena sminuita la notizia. E poi ci sono questi editoriali che vengono inventati da lei all'interno del TG1, cioè lei in una rete pubblica fa i fatti suoi, comincia a dire che Berlusconi prende l'estate in faccia per colpa del clima d'odio, quindi per colpa anche di un certo giornalismo, non si può manifestare per la libertà di stampa, eccetera, eccetera, eccetera. Non mi riassuma poi, tutti 2 anni e mezzo, scarsi. Arrivo al dunque, ecco. E viene cacciato poi per la motivazione, che sappiamo che secondo me è la cosa minore che ha fatto in tutti questi 2 anni e mezzo. Il succo da giornalista, ma cioè, scusi, no, quale sarebbe? Il presunto reato di peculato è la cosa migliore che ha fatto? No, non minore, ah, secondo me. No, che migliore, minore. No. Ah, a proposito, lo dico per i telespettatori che magari col termine peculato, chiedo scusa, non abbiamo chiarito. Ma sempre dobbiamo spiegarla questa vicenda. Sì, altrimenti sì, sì. Peculato è che avrebbe abusato dei soldi pubblici usando in maniera non consentita la carta di credito. Ma devi anche spiegarlo, però, come è andata, perché altrimenti dici soltanto un dato, un titolo. Misurini, un attimo, sto dicendo. Do il titolo. Tu ti vai a ripetere i titoli? No, dico io il titolo, dopodiché le do, si figuri, ampia facoltà di replicare. Però, scanzi, mi faccia la cortesia, mi faccia la domanda. La domanda è, detto tutto questo, è: non prova un po' di imbarazzo e di vergogna in tutto quello che ha fatto in 2 anni e mezzo e nell'essere ricordato o rischiare di essere ricordato, come ha scritto il Corriere della Sera, come il peggiore direttore di un telegiornale italiano? Posso dirti una cosa? Forse potresti vergognare tu e il tuo giornale per come fate questo tipo di informazione. Io ho una richiesta da parte non del ci sono tuo. Neanche fammi vicino. Finire, ora mi fai non finire come ho parlato vicino. Io. Però non ci sono c'è una richiesta del tuo direttore per un'intervista riparatoria, per un'altra accusa che avete fatto. Quando appena sono arrivato mi avete detto. Mi avete accusato di concussione, ti ricordi la vicenda di Trani? Sì. Avete scritto per 3 giorni concussione, che ero accusato, avevo un avviso di garanzia per concussione, non è stato poi. Diciamo non era concussione ma era violazione del segreto istruttorio e poi è stata archiviata. Allora adesso c'è il tuo direttore che mi chiede un'intervista riparatoria che io non la darò, perché oltretutto, ecco, se puoi tornare diciamo alle origini, sì, voi su questi argomenti e il vostro modo di fare informazione dovete pagare tutto, perché è un modo di trasformare l'informazione in un meccanismo. E lei quando paga mi per non aver fatto informazione io parlo per con lei in un meccanismo strumentale pubblico, in un meccanismo l'opinione lei? Pubblica è in un meccanismo. Quando paga lei mi ascolti? Perché io ho sentito. Ma lei non sta rispondendo, no, lei adesso, sta contrattaccando. Se lei contrattacca, contrattacca. Ora vado, ma noi non ho problemi. Adesso andiamo avanti e le rispondo tutto quanto. Okay. Io non ho nessun tipo di imbarazzo e né tantomeno di vergogna. Anzi, penso di aver avuto coraggio in questo paese, cosa che il fatto probabilmente diciamo non c'è, perché rispetto a un andamento diciamo generale ho preso una posizione diciamo mia. E ho seguito diciamo quella che secondo me era una linea ed era giusta, cioè non è che sono cambiato da quello che ero prima o da quello che ero dopo, nel senso che probabilmente per come sono andate le cose, se c'era un regime di cui avete parlato molto spesso, probabilmente voi siete stati gli aguzzini, non io, perché altrimenti non sarei stato cacciato in questa maniera. Scusate, è Natale, non vorrei fare una cosa di maniera, possiamo dire le stesse cose depurandolo dai termini aguzzini, vergogna, ma non ho cominciato io, ho cominciato io tanto, però se potessimo dirci tutto
depurando, astraendo dai termini, diciamo, più truci, detto, mettiamola allora, se, così. Allora, se smette di fare delle domande truci, io gli rispondo, diciamo, no, ma gli ha detto semplicemente, allora, diciamo, gli ha chiesto se aveva imbarazzo, diciamo così. Io non avevo nessun imbarazzo, anzi, penso, ti ho detto, come ti ho già detto e ho ripetuto anche a lei, che avrei fatto esattamente le stesse cose. Cioè, io penso di essere stato... Allora, la domanda la posso... prego, un attimo, Martini. Io al PM ho chiesto, ma lei, visto che è andata a vedere tutte le cose che poi ho ritrovato sul fatto, ma andate anche a vedere come questo, cioè, tipo di procedura... Cosa stai dicendo, che il PM l'ha passata al fatto? Beh, mi sembra, cioè, mi sembra una cosa abbastanza ovvia e banale. Allora... Mi sembra... No, beh, o lo sa o non lo ma sa. Io l'ho riletto. No, ma non lo dico per il fatto, lo dico anche se lo dicesse di libero. Quello che ho letto sul fatto era quello che diceva il PM, diciamo, che ha avuto questa, diciamo, coincidenza. A parte questo... Quindi sta accusando il PM di violazione del segreto istruttorio. A parte questo, quello che le rispiego, quello che sbaglia il collega del fatto... Beh, che... già siamo passati a collega. Ah, no, al collega del fatto. Beh, tanto... beh, intanto ce n'è. No, allora, è che la cosa che è cambiata negli ultimi 10 anni è stata la digitalizzazione. Io sono 5 anni che non guardo TG1, per cui... Ha detto, per fortuna che siamo a Natale, la ringrazio. Però ti ha detto un'altra cosa, ti ha detto prima di me. Sì, ecco. Sono 5 anni che non guardavo il TG1. Perché, l'hanno fatto in tanti, giornale, infatti. Continuo a guardare il giornale e sono contento così. Per cui non mi sono neanche accorto del panda, piuttosto che faceva caldo o faceva fritto. Abate? Allora, io ho avuto varie reazioni nel corso di questa conversazione. Sono la domanda che sono già fuori con l'accuso. Mettendo da parte la questione del peculato della carta di credito, perché lei è bravissima a intortarci, no, io non guardi, abbiamo no, capito no, nulla no, dei discorsi. Guardi, ma io guardi, io non intorto, no, che come diceva se lei, senta, no, mi o lei parla in un'altra maniera, no, però le ha fatto un complimento, ma io non ho anche una mazza di quello che lei ha detto, ma mettendo da parte quella cosa, ci prometta a questo punto di cambiare mestiere, così siamo tutti più contenti. Io non ho non le ci faccia nulla. Questa promessa, ma non glielo faccio questa promessa, ma allora non senta, ho altro lei da ha un modo, diciamo, di ragionare che è esattamente quello della persona superficiale. Ma che non va è lì vero, lei avrebbe dovuto maramaldo. Dare le notizie, lei possa fare... il suo TG non le dava ma invece notizie. No, le ho sempre date, le ho detto, ne ho date anche di più. Non ce ne siamo accorti. Beh, certo, lei non se ne accorge. Lei vuole ascoltare le notizie che le interessano. Ma questo manco è il punto. Per niente. E allora, a differenza però, diciamo, di come la pensa lei, io penso che ci siano altre notizie che a lei non interessano o che non vuole ascoltare e che vengano date. Coppetta e che necessariamente vengano date. Coppetta o cono? Come? Coppetta o cono, è meglio la coppetta o è meglio ma il cono? Ma non smetta su questa banalità. In ogni banalità, caso lei avrebbe dovuto picchiare su tutti. Ma su questa sinistra banalità, e destra e centro. Finita. Questo avrebbe dovuto ma fare. La faccia finita, su tutti. Ma la faccia finita l'abbiamo senza data. Senza fare sconti di pena. Questa è tipica demagogia. Mancava la parola demagogia, la banalità l'ha fatta. Fermi, tutto. Fermi, fermi che sono. Guardate, c'è Filippetto dietro là che mi ha detto che dobbiamo chiudere. Ma la domanda è, siccome ci ha dato una notizia, e cioè che... alla luce di quello che potrebbe essere l'evoluzione dell'iter giudiziario. Ma io non ho questa notizia, io le sto dicendo che potrebbe ritornare a fare il direttore. Che in questo atteggiamento, no, diciamo, no, no. No, mi faccio finire, in questo atteggiamento l'ho detto che è tipico, diciamo, di un certo modo di vedere le cose. Ma quale modo di vedere? Ma non mi dica, lei si alza, lei si alza e dice con non so da che da quale, diciamo, altare, che lei, io dovrei smettere di fare questo mestiere, ma smetta lei prima, che forse sarebbe io... anche il caso, va bene? Bene, grazie. Non si preoccupi, tanto per essere chiari. Lei ha detto prima, fermi, grazie, fermi.